Allora, dopo aver visto come entrare in Shiginima, vediamo come abilitare un utente. In questo caso vedete che se io volessi fare delle funzioni particolari, mi dice che non ho i diritti. Allora, per abilitare un utente ai diritti, si può farlo da questa famosa console in cui possiamo andare nei giocatori. E nei giocatori si vede quelli che sono collegati, c'è un player che si chiama video, che è di rank default. Se vediamo noi possiamo anche parlarci tra l'altro da qua, nel senso che possiamo dirgli ciao. Ok, e questo vuol dire che chi è entrato, questo, vedete che c'è qualcuno, c'è info ciao, qualcuno gli ha parlato. Ma in realtà quello che volevamo fare era al giocatore video assegnargli dei diritti di super user, quindi farlo per esempio amministratore o operatore. Questi diritti sono dati dai ranks, player ranks, ok? Però sono nelle permissions, in cui vedete che quali sono i diritti che vengono dati ai vari gruppi. Quindi queste sono le permission di core, che è il gruppo che si chiama default, cioè soltanto la possibilità di costruire e poco più. Poi c'è un gruppo che si chiama everything e così via. A seconda i ranks. I ranks sono questo, cioè l'amministratore ha tutti i diritti, il default che entra ha soltanto il gruppo default, l'operatore ha la possibilità di fare kick, di fare il teleport e così via. Uno può impostare sostanzialmente tutti i diritti che ritiene. Se voglio dare tutti i diritti a una persona, basta che gli dica admin. Quindi nel caso di questo giocatore, video, faccio view details e gli dico che è un admin e gli faccio il cambiamento di rank. A questo punto, se rientro, vedete che mi compare che abbiamo il diritto di admin e avendo il diritto di admin posso andare in modalità creative. Come faccio ad andare? Faccio GM1, sono creative, e a questo punto posso fare, vedete, posso volare. E posso usare, diciamo, tutte le feature tipo list che prima mi erano vietate. Quindi posso anche accedere all'inventario creativo e fare tutto quanto era necessario. Ok, questo è tutto per questo video sulle permission. Esplorate poi voi meglio. Nel prossimo vediamo come inserire alcuni plugin.